Ciao, ciao da Oslavia, giornate ricche di bora e per quello ci siamo rintanati in cantina e oggi infatti ti mostrerò come andiamo a etichettare il nostro Merlot Leopold. La bora è questo vento gelido che soffia da est e fa sì che soffiando anche più lievemente in vendemmia, in una sorta di brezza, asciughi l'umidità eccessiva dei grappoli. E in inverno invece ecco, ci fa tremare dal freddo, perché qua a Oslavia ecco, riesce, le raffiche raggiungono anche i 100 km all'ora, e quando c'è bora a Trieste, ecco, corriamo in cantina ad etichettare, che è meglio. Prima di iniziare a etichettare bisogna settare la macchina, che è quello che sta facendo Mattias in questo momento, e ha messo già l'etichetta fronte, è già pronta, adesso stanno arrivando giù le retro. La parte verde è la fotocellula che va a leggere la dimensione dell'etichetta per poi metterla sulla bottiglia. Il Merlot che stiamo etichettando è stato imbottigliato a metà maggio, per quello adesso andiamo a fare solamente l'operazione di etichettatura. Il tutto parte, diciamo, dal cestone dove abbiamo messo a riposare le bottiglie a maggio, appunto, e poi partiamo dalla stazione di lavaggio delle bottiglie, dove ci sono queste spazzole che puliscono le bottiglie dal fuori, perché le bottiglie possono avere dei residui di polvere e si può creare varie sporcizie. Escono di qua, sono quasi ribaltato, e ve le pulite. Questa è una macchina che funziona bene anche quando c'è tanta umidità, perché evita il formarsi della condensa sulla bottiglia e così si riesce a etichettare in modo migliore. Arriviamo all'etichettatrice vera e propria. Apriamo un po' la porta. La prima stazione è il capsulatore, dove vengono messe sulla bottiglia le capsule per poi venire rollate da questo rullatore. Adesso stiamo lavorando a una velocità di 1900 bottiglie ora più o meno. La capsula entra larga, questo si può vedere, entra larga ed esce bella stretta intorno al collo della bottiglia. La situazione successiva è proprio l'etichettatore vero e proprio, dove la bottiglia viene avvolta dall'etichetta, prima c'è l'etichetta frontale e dopo la retro. C'è il pannello di controllo, le bottiglie escono già belle pronte. Poi c'è il lavoro manuale con Mattias e Figli, adesso che stanno mettendo le bottiglie nei cartoni. Il cartone poi passa attraverso il più di cartone, chiamiamolo così, e va a finire sul pallet. Thank you.
per etichettare le 600 bottiglie più o meno ci abbiamo impiegato una mezz'oretta scarsa, sì o no? E spero che il video ti sia piaciuto e iscriviti al canale e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao!